Anna Savini, scrittrice della Provincia, il suo secondo libro è uscito proprio in questi giorni. Dopo buone ragioni per restare in vita, sclera e bassa. Di cosa parla? Allora, il primo libro era un libro su una ragazza che aveva la testa piena di sogni, che un giorno si ammala e realizza che non ha realizzato il suo primo sogno, che era scrivere un libro da quando aveva 14 anni. Il secondo racconta cosa succede quando realizzi il tuo sogno. Non sempre le cose vanno come le avevi immaginate. E la storia parte da qui, da una ragazza che non riesce a dormire perché deve uscire il suo primo libro e non sa cosa succederà. Perché sclera e basta? Perché il trap, il rap? Perché questi protagonisti? Perché la ragazza viene salvata da Marrakesh e Sfere Basta. Quindi il titolo è volutamente, richiama volutamente Sfere Basta, che è uno dei miei idoli, e Marrakesh è l'altro idolo, poi ci sono altri idoli come Drefgol, De Mischilla, altri rapper, quasi tutti, perché loro sono stati capaci di fare quello che io non ero stata capace di fare, realizzare il loro sogno di diventare cantanti e io di scrivere un libro a 20 anni. Quindi tutti guardano i rapper come delle persone che magari parlano in un certo modo delle donne, inneggiano alla droga, invece non è vero, sono dei bravissimi ragazzi che da situazioni disagiate, non tutti perché come in tutti i campi bisogna fare delle differenze, comunque i miei cocchi, da situazioni disagiate sono stati capaci di prendere il meglio e costruire la loro vita e la loro carriera, che è un po' il messaggio di tutti i miei libri. Pensa a te stessa, concentrati su te stessa e non continuare a rapportarti a qualcuno che ai tuoi occhi è stato più capace di te a fare le cose. Quindi sono una sorta di esempio. Sì, vanno presi come esempio da quel punto di vista lì, nel senso che se un ragazzo a 14 anni è in casa, pensa di non essere nel paese dei suoi sogni, che non essere in America, si lamenta della sua famiglia, eccetera, sa che con la sua forza, la determinazione, concentrandosi, dandosi da fare, inseguendo il proprio talento, senza scorciatoie, anche se il mondo tenta di schiacciarti, riuscirà ad emergere come hanno fatto loro. Dove si trova il libro? Dove si può comprare? Sul web oppure nelle librerie.